Ciao a tutti, sono Claudio del Caffè La Mia Passione, bentornati sul mio canale. Oggi approfondiamo un aspetto della Roma Plus, che è una macchina praticamente best seller, è veramente forse la vostra preferita, sicuramente un'ottima macchina, che però ha una cosa che non vi piace, non piace neanche a me, che è la griglia su cui purtroppo vanno a gocciolare le gocce d'acqua e quindi quando poi ci poggiate una tazzina ve la bagna sotto. Ma ho trovato la soluzione anche a questo nella mia versione 99 caffè. Quindi oggi facciamo un video in cui ripassiamo tutte le differenze della versione 99 caffè rispetto a una Roma Plus standard che trovate non sul mio sito. Iniziamo! Allora, come sempre, a fine di questo video premierò qualcuno di voi che ha commentato il video settimana scorsa e è iscritto al canale e lo premierò con un assaggio delle mie miscele. Ovviamente se volete vincere voi settimana prossima dovete iscrivervi al canale cliccando qui sotto, attivare possibilmente la campanellina, lasciare un like e commentare questo video. Settimana prossima potreste essere sorteggiati voi e vincere voi un assaggio di queste miscele. Ma oggi parliamo di questa Roma Plus. Come sapete è una macchina bella resistente, ha degli ottimi materiali, molto compatta e fa anche un ottimo caffè. Quindi da tantissimi di voi è la vostra preferita, anch'io l'apprezzo tantissimo e infatti sul mio sito se ne vendono molte. Si vendono sia nella versione normale, che è quella standard che trovate un po' ovunque, e sia nella versione 99 caffè come questa qui, che già a primo impatto potete riconoscerla perché ha la scritta retroilluminata. Questa scritta retroilluminata è un'esclusiva della versione 99 caffè ed è un qualcosa di veramente comodissimo, perché senza la scritta retroilluminata voi non riconoscete se la macchina è accesa o meno, quindi rischiate di dimenticarla accesa oppure pensate sia accesa e la trovate spenta e quindi dovete aspettare poi che si accende. La scritta retroilluminata è quindi, oltre a un aspetto estetico molto bello, è anche un qualcosa di veramente molto utile, solo la versione 99 caffè ha. Inoltre la versione 99 caffè ha delle altre migliorie nel gruppo che io e Roma abbiamo deciso di non rivelare per far uscire il caffè ancora migliore, più corposo e più cremoso. Inoltre la temperatura più alta del termostato, e questo appunto, come già ho lasciato in descrizione un video in cui spiego la differenza tra una macchina e un termostato a bassa temperatura e un termostato ad alta temperatura, che appunto è un optional che io consiglio sempre, permette un'estrazione ancora più cremosa. Inoltre abbiamo fatto una piccola miglioria sui tasti, che talvolta nel modello standard presentavano dei problemi, e oggi però sono aggiungere un ulteriore plus a questa Roma Plus. Parliamo però del poggiatazzine. Si può avere sempre come optional in acciaio, ovviamente la parte da spellicolare è quella che poi andrà messa in questa posizione ed è quella meglio rifinita, e si può sempre scegliere come optional anche nel mio sito, si può aggiungere anche dopo e funziona per tutte le macchine a Roma tranne per la nuovissima Eco, che tra l'altro è uscita, la trovate sul mio sito, è una macchina più economica, più basica, ma veramente la più piccola e la più bella e colorata, quindi se volete fare un regalo colorato e poco costoso la Eco è straconsigliata. Se invece puntate tutto sull'estrazione del caffè, sicuramente la Plus resta la migliore. E quindi dicevo, il poggio tazzine, questa è la griglia standard che vi arriva, questa è la griglia in acciaio optional per renderla ancora più elegante, ma entrambe hanno un disegno che tanti di voi avranno notato che non è perfetto per quanto riguarda lo sgocciolio, nel senso che è molto estetica, è molto bella, però l'acqua quando andate a erogare cade purtroppo sulla griglia, e quindi quando poi andate a appoggiare la tazzina vi sporca il fondo di caffè e quindi vi sporcherà anche la tavola, la tovaglia e ovunque la poggiate. Quindi dovete stare sempre a pulire con una pezzetta e ad asciugare. In più la macchina naturalmente qualche goccia continua a farla, perché comunque la temperatura a creare il vapore, comunque c'è sempre una spinta se il gruppo è acceso, e quindi continuerà a sgocciolare appunto sulla griglia sporcandovi poi le tazzine di caffè seguente. Allora ho fatto, e qui devo ringraziare qualcuno di voi della community che partecipando al gruppo Facebook degli amici 99 caffè, che è un gruppo Facebook che io vi consiglio di iscrivermi se avete già acquistato sul mio sito, è un gruppo riservato, ecco vedete sta sgocciolando e qualche goccia purtroppo cade sulla grata e quindi andrà poi a bagnare l'altra tazzina. Quindi dicevo, devo ringraziare qualcuno di voi della community, e nello specifico Aldo Di Simone, che mi ha aiutato a disegnare questo mio progetto che volevo fare da tanto. E Amici 99 Caffè, dicevo, è questa community di amici appassionati che hanno comprato sul mio sito e dove c'è tutto il mio supporto e tutta la mia assistenza. Ogni giorno condividiamo idee, ricette per fare ottimi caffè e consigli appunto sull'utilizzo, e da qui ne è nata questa vostra esigenza di avere una griglia disegnata diversa. È un progetto che io mi sono portato in casa e mi sono messo a fare per passione, appunto grazie anche a Aldo che mi ha aiutato nel disegno. E finalmente posso annunciare una cosa che è artigianale, fatta da me con la mia stampante 3D, e che regalerò a tutti quelli di voi che sceglieranno
la macchina Roma Plus dal mio sito in versione 99 caffè e nelle note a fine ordine, dopo il pagamento e spedizione, mi chiederanno appunto griglia 99 caffè, io gli regalerò la griglia 99 caffè. È una griglia appunto ideata da me, ha un disegno che fa sì, ora poi ve lo faccio vedere come la goccia finalmente cade senza macchiare la griglia. Quindi è un prodotto stampato in 3D, mi ha aiutato Aldo a disegnarlo, mi ha aiutato Christian, un altro ragazzo, poi a stamparlo in definitiva, e più mi ha aiutato ovviamente tutto il mio team di 99 Caffè, che avrete sicuramente conosciuto se avete comprato il mio sito, Giuseppe, Alessandro. Ed è una griglia disegnata per far sì che appunto la goccia, anche nell'erogazione a vuoto per scaldare la tazzina, cada al centro e non bagni la griglia. In questa maniera la tazzina non viene mai sporcata dal basso. È stata veramente pensata sia per l'erogazione a vuoto, ma sia anche per il normale gocciolio. È disegnata che finalmente proprio le gocce cadono tutte giù. Quindi è un regalo che io vi voglio fare per questo periodo iniziale in cui l'ho pensata, ideata, lanciata a tutti quelli che compreranno una Roma Plus versione 99 caffè e me lo scriveranno nelle note. E in più, per tutti voi che l'avete già comprata la Roma Plus, vi manderò una mail per riceverla anche voi in omaggio. Basterà appunto fare un acquisto sul mio sito e io avrò piacere di mangiarvela. Ne ho già stampate qualcuno, non è nel classico PLA con cui si stampa 3D, ma un materiale ancora migliore per permettere la resistenza alla temperatura e quindi per stressarla anche un po' di più e maltrattarla un po' di più, perché mi piaceva fare un prodotto di qualità e spero che voi l'apprezziate. Un'ultima cosa, quando mi chiedete sconti sul mio sito, io già cerco di avere i prezzi più bassi dei siti delle case madri ufficiali e questo è già un grande sforzo, perché le macchinette è un business dove non si guadagna tanto. E inoltre vi voglio sempre ricordare che acquistare a rivenditori ufficiali come me e non da altri che magari sono dei semplici rivenditori neanche ufficiali che non offrono assistenza, vi ricordo che per legge la garanzia dovrebbe fornirvi il venditore, quindi acquistare venditori poco affidabili o che magari tra un anno non ci sono più, poi questo potrebbe comportarvi dei problemi. Invece noi abbiamo un'assistenza a 360 gradi, rimane all'assistenza ufficiale della Casa Marre, in più c'è tutta la nostra assistenza che avviene sia tramite il nostro WhatsApp per problemi seri, sia sul nostro gruppo Facebook per appunto dubbi, curiosità sul funzionamento della macchina, e in più noi non andiamo mai in ferie, noi garantiamo anche ad agosto il presidio della nostra assistenza, perché ovviamente una macchina non funziona per voi significa non fare caffè, e avere un'assistenza a 360 gradi sempre, secondo me, è un valore fondamentale, e quindi pagare qualche euro in più per avere questo tipo di servizio, secondo me, vale sempre la pena, perché appunto talvolta da altri no, questo tipo di assistenza non viene fornito. Bene. Allora, adesso vi andrò a dire chi premieremo di settimana scorsa che ho commentato il video. Intanto mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se questa idea della griglia personalizzata 99 caffè vi piace. Ok, vediamo chi verrà sorteggiato come vincitore che ha commentato il video settimana scorsa. Vince Mario Serio. Mario, complimenti, hai vinto. Scrivimi la mail che trovi in descrizione e ti regalerò un assaggio delle mie scelte, anche se so che tu sei già un appassionato. E per tutti gli altri, andate a vedere il video settimana scorsa dove parlo di un fantastico evento sul caffè che faremo all'Aquila. Me l'avete chiesto in tanti e finalmente è arrivato il momento per incontrarci di persona. Sarà un evento, tutta la giornata si svolgerà appunto in prossimità anche della Perdonanza Celestiniana, in cui si riuscirà a fare un bellissimo weekend all'Aquila per chi vorrà venire, quindi non solo per l'evento del caffè, ma anche appunto per stare tutto il weekend e partecipare, verrà anche il Papa all'Aquila e quindi sarà una cosa bellissima. Per tutti gli altri, fatemi sapere che ne pensate della griglia. Mi raccomando, se ordinate la macchinetta, nei commenti a fine ordine scrivetemi griglia 99 caffè, sarà per me un piacere regalarvela. Per tutti gli altri che la Plus l'hanno già comprata al mio sito, riceverete una mail per acquistarla e per averla. Ci vediamo sabato prossimo alle 2. Un saluto dall'audio. Ciao.